Io sono riuscito a premere stop rec mentre registravo l'intro. Sono deficiente. Ciao a tutti ragazzi, io sono Anton e da buon nerd, o meglio da persona con manie compulsive, soprattutto di acquisti, ogni volta io, mentre mi annoio, mi ritrovo ad aprire eBay, Amazon, qualsiasi sito, per cercare offerte sui videogame, sulle periferiche, soprattutto sulle periferiche. Io ho un problema con le periferiche, io le voglio tutte, senza limiti, ma continuo a comprarli anche se non mi servono minimamente. Questa è la storia di come mi sono accaparrato a due Pro Controller Switch, che però sono fake. Eh sì, io sono rimasto in merda. In realtà il venditore me l'ha detto prima di procedere alla spedizione, ha fatto: guarda, sono fake, te li mando uguale. E ho fatto sì. E quindi andiamo un attimo a vedere di che cacchio si tratta. Intanto la cosa da dire è che sono due controller fake limited, ovvero che vanno a riprendere la trama di Monster Hunter, dei controller di Monster Hunter. Ok, sono veramente belli e sono veramente curati. Il peso è molto simile a quello originale o quello originale di Smash. Ho detto: ok, qual è il modo migliore per provare dei controller? Ok, uno ha detto: ah, è picchiaduro, ah, Smash Bros, ah, questo. Ragazzi, i Rhythm Games. Dai Rhythm Games ti rendi conto se effettivamente funzionano bene o funzionano male, perché là i tempi di latenza devono essere ridotti al minimo. E devo dire che questi cazzo di controller si comportano non bene. Di più, io però vorrei fare un confronto tra il Pro controller, che comunque costa 60 euro, e questi che io la coppia li ho pagati 15 euro più 10 di spedizione più 10 di dogana. Raga, venivano dall'OK, mi tocca pagare la dogana, però sti cacchi. Ok, a parte esteticamente sono praticamente uguali, manca solamente la scritta Nintendo Switch qui, e qui dietro, qui c'è un incavatore dove teoricamente ci dovrebbe essere scritto Nintendo. Su questo magari si vede. Ok, vedete Nintendo qui e Nintendo qui sopra, mentre da questa parte non abbiamo assolutamente nulla. Ok, devo dire che comunque la batteria mi è arrivata addirittura carica, nonostante è stato spedito una settimana fa, ed è una cosa che a me mi ha lasciato abbastanza di stucco, perché non me lo sarei aspettato che la batteria dei due controller fosse carica. Ora, io non so se è perché questi controller fake sono praticamente nuovi, sono stati usati poco, perché il venditore mi ha detto: guarda, li utilizzavano i miei figli quelle poche volte che venivano gli amichetti a casa. Ma effettivamente a me sembrano nuovi, cioè letteralmente senti le vette analogiche leggermente rigide, come quando acquisti un nuovo controller, quindi ancora prima gli hai fatto, diciamo, il rodaggio, che ci hai giocato molto e che quindi si allentino un pochino. Questa è la prima cosa che ho notato. La seconda cosa che ho notato è sui tasti dorsali. Mentre gli altri sono tutti praticamente uguali, i tasti dorsali, non lo so, non fanno il click. Non so spiegarmelo, è come se qui ci fosse una molla diversa da quella ovviamente che senti di qua. Questo è più morbido principalmente, non so se è un caso, però l'ho riscontrato su entrambi i controller, anche se magari su questo lo sento di meno di questa differenza. E l'unica cosa è, sono principalmente più morbidi i trigger. Tutto qui, e per il resto sono praticamente uguali. Peso, dimensioni, combinazione di tasti, colori, sono principalmente uguali. L'unica forse altra differenza che ho un pochino notato, oltre che la trasparenza è minore, ma questo non so se è dovuta al fatto che questa versione fosse proprio così, l'unica cosa che ho notato è che i tasti Home, Plus, Minus e quello per gli screenshot siano un pochino più rialzati, ma proprio leggermente. Ma ragazzi, è veramente sciocchezzuole, considerando che uno di questi nuovo, originale, viene circa 70 euro, anzi i limited stanno 99, visto che sono oramai introvabili, se non 89 più 9 di spedizione. Comunque questo è il prezzo a cui si aggirano. Devo dire che per quello che li ho pagati, ovvero 15 euro la coppia più 22 di traspedizione dogana, quindi 37 euro, due Pro Controller, che ovviamente non saranno i miei controller principali, ma vengono gli amici e vogliamo giocare a Mario Kart sul 60 pollici? Tenete i Pro Controller. E vogliamo giocare tutti insieme a Smash, ma non trovo i cosi del GameCube? Tenete il Pro Controller. Vogliamo giocare a Mario, eccetera? Tenete il Pro Controller. Ragazzi, la differenza è veramente minima. È veramente minima. Abbiamo provato oggi a fare una partita a Tetris con Alessandra, perché siamo da due giocatori, e l'altro giorno io ho provato coi Joy-Con e lei col Pro Controller, lei tutta felice, io che bestemmiavo perché mi trovavo male.
Oggi abbiamo provato invece con i Pro Controller, questi due, uno lei, uno io. Raga, nada, addio. Cioè, non mi sembrava vero che andasse così bene. E quindi niente, sono più che soddisfatto. Ovviamente la console li riconosce come Pro Controller, li fa vibrare. Tutto funzionante, Type-C, eccetera. Raga, ottimo acquisto. Se vi capita di vederli, non vi fate spaventare dal "ah, ma non sono gli originali Nintendo". Certo, hanno qualche feature in meno, ma sono feature essenziali per il gioco? No. Quindi tranquillamente, se vi potete risparmiare 40 euro per avere un Pro Controller in più, magari un originale, prendetelo. Ma magari quello secondario, quello da dare agli amichetti, quello che gioca in più persone, valutate di prenderne uno così. E questi fake del Pro Controller Nintendo sono praticamente perfetti. Sono praticamente perfetti. Oltre al fatto che, raga, rimangono bellissimi. Questo è particolarmente bello qua. E niente, raga, volevo condividere veramente con voi la mia esperienza con sti controller, con questo acquisto, e per me rimane uno dei migliori che ho fatto recentemente, perché portarsi a casa due Pro Controller a 15 euro, calcolando poi spedizione dogana, io però li calcolo sempre a parte perché il prodotto io ho pagato 15, il trasporto ho pagato altri 20. Però devo dire che due Pro Controller così, per quanto siano fake, sti cazzi, funzionano bene, me ci trovo bene, sicuramente sono comodi. Anzi, direi che è il momento di andarli a provare a pieno, io mi vado a fare una partita a qualcosa. Mi raccomando, lasciate like sui vari social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, sono quelli che vado a utilizzare di più. Comunque mi trovate praticamente online ovunque. Ci vediamo su Twitch, su YouTube e soprattutto su Smite. Alla prossima, gente. Ciao. Evviva Satana!